Buonasera a tutti e bentrovati su Vorti Avengers Italia. Qui è l'agente Caffri. Finalmente, anche se non so quanto finalmente, sia arrivato il momento di parlare di Mok, Breeder of Fate. Mok, insieme a Greatut, è uno dei due Vorti che vengono, appunto, che è possibile sbloccare completando il capitolo 11 della stagione 2. Quello che io vi vado a proporre è un build-up per la variante picchiatore di Cavaliere Nero nel costume alternativo Mock Breeder of Fate. Prima di iniziare, ovviamente, ad andare nel dettaglio del nostro build-up, andiamo subito ad analizzare le abilità passive di default. Come abilità passive di default, Mock ha Blood Oath, che dà la possibilità all'eroe di effettuare un attacco consecutivo quando un alleato attacca un bersaglio con sanguinamento. Inoltre ha la possibilità di contrattaccare quando un nemico con sanguinamento attacca un alleato. La passiva Breaker of Fate, garantisce agli alleati difesa magica, ma questa era anche un'abilità passiva di cavaliere nella versione costume base. Possibilità di parare e assorbire un attacco quando lui effettua un contrattacco. Quando, insomma, quando si effettua un contrattacco, ha la possibilità di parare e assorbire un attacco. Poi, ovviamente, l'ultima abilità passiva di default è la passiva Valoroso, che ormai conoscete bene tutti, è prerogativa di tutti i Vorti, che lo rende immune a bruciatura, freddo, veleno, radiazione e paura. Prima di andare ad analizzare l'isotto, diciamo subito che Mok, nonostante contrattacchi, nonostante comunque contrattacchi bersagli con sanguinamento e roba varia, secondo me è meglio usarlo in full difesa per due motivi. Il primo motivo è che comunque garantisce difesa magica. Quindi ha la possibilità di parare gli attacchi, subire danni ridotti, ma lo vedremo poi andando nello specifico. Ma il vero motivo per cui io ritengo opportuno gemmarlo in full difesa lo scopriremo quando analizzeremo le sue mosse. Come isotto potenziato sono andato a inserire l'isotto potenziato Elite, che applica, ormai lo conoscete tutti questi sotto, Guardia Pretoriana, lo rende immune incalzato, assorbe salute e vigore dagli aggressori se subisce attacchi psichici corpo a corpo, non psichici corpo a corpo, applica anche Scutum, che lo rende immune a neutralizzazione, ottiene testuggine quando attacca, aumentando attacco e difesa. Insomma, questa ISO credo la conosciate tutti, quindi in full difesa. Questo ne aumenta notevolmente la longevità. Insomma, questa ISO è una delle ISO ancora più importanti per quanto riguarda il meta. Detto questo, andiamo ad analizzare le sue mosse. Facciamo subito una piccola premessa, ma purtroppo non è una premessa positiva, è una premessa in negativo. Il meta attuale è un meta sostanzialmente basato su cure, rinforzi, ci sono delle immunità a disperazione, effetti come manipolazione e disperazione si possono rimuovere, il collegamento a Faiza è diretto, è immediato, quindi allo stato attuale, per quanto magari molti di voi abbiano atteso questo build-up, Mok non è una prima scelta. Ci sono un po' rimasto male anch'io perché mi aspettavo un eroe molto più coerente col meta attuale, però al momento con il meta attuale non è una primissima scelta. Magari chissà, in futuro, quando e se il meta cambierà, Mok potrà dire la sua in maniera molto più importante. Ma bando alle ciance, andiamo ad analizzare le abilità passive. Sì, le abilità passive, andiamo ad analizzare le sue skill. Martello di Mok ha la proprietà speciale di ignorare difesa, il danno ignora la statistica difesa del nemico, gli attacchi penetrano gli effetti scudo. Applica sul nemico dolore ed emorragia interna. Io a questa mossa sono andato a inserire l'isotto elaborato Urto, che ci dà anche una piccola
non tanto piccola possibilità di stordire il nemico. Credo che la probabilità sia del 30%. Detto questo, andiamo ad analizzare la seconda skill. La seconda skill è un attacco di tipo di un attacco a distanza che colpisce tutti i nemici, che ha la proprietà speciale di default di essere centro garantito, 100% di probabilità di colpire di solito. Vi assicuro che questa mossa va sempre a segno. Cosa applica? Desecrated. E parto col dire che è un debuff di tipo oscurità. Ok? Rimuove e previene gli effetti di resurrezione quando attivo. Previene molti effetti di cura quando attivo, rimuove una grande quantità della salute corrente quando viene rimosso dal tempo o ad effetti di rimozione. Cosa vuol dire questo? Avrete presente Sentenza? Ecco, questo debuff altro non è che una versione evoluta di Sentenza, solo che Sentenza ha in comune con questo indebolimento solo l'ultima parte, quella di rimuovere salute quando scadono i 2 turni di attesa. Se viene rimossa prima dei 2 turni di attesa da effetti di cura o effetti di rimozione, si attiva immediatamente. Oltre a questo, cosa fa questa mossa? Rimuove e previene gli effetti di resurrezione quando attiva, per quegli eroi che non ne sono immuni. Previene molti effetti di cura. Questa è una cosa importante, però purtroppo è un indebolimento di tipo oscurità, quindi non si attacca a Cloak and Dagger, per andare nello specifico, e inoltre se c'è un effetto di protezione non lo aggira. Quindi a livello di incastro, a livello di proprio pratico di giocabilità, se su un eroe c'è un effetto di protezione e debuff, come può essere coltre mistica, come può essere l'effetto di protezione dato dalla lanterna, questo debuff non si attacca. Se al contrario non ci sono effetti di protezione e questo debuff si attacca, quando viene rimosso toglie una quantità di danni veramente importante. Veramente, veramente importante. Ed è questo il motivo per cui ritengo opportuno gemmarlo in full difesa. Perché gli indebolimenti sono proporzionali ai valori di attacco e difesa dell'eroe. Quindi si va ad aumentare salute, vigore e difesa. Ma questo ormai è un discorso che chi segue VRT da un po' di tempo ha ben chiaro in mente. Ripeto, potenzialmente questa mossa, se il meta non fosse basato su cure, su cure, su cure, su immunità a questo, immunità a quest'altro, sarebbe stato qualcosa di devastante. Lo è tuttora, però si deve trovare l'incastro giusto. Deve esserci la situazione giusta, quindi non ci deve essere un effetto di protezione. Bisogna metterlo prima, vabbè, passato. Questo a livello di giocabilità è un po' una rogna. Ecco perché non ritengo Mock una prima scelta, nonostante questo debuff nello specifico sia qualcosa di assurdo per i danni che è in grado di creare. Con la mia armeria, che in attacco ovviamente è armeria vecchia di un torneo fa, il danno si aggira intorno ai 25.000, 22, 25.000. Fate vobis. Credo di essermi dilungato abbastanza. Ah, no, non troppo. A questa mossa, visto che comunque è una mossa che ha centro garantito, è una mossa importante, sono andato a inserire proiettili affidabili. Le azioni a distanza non possono essere bloccate, quindi avremo sempre a disposizione questa azione qualora ci sia un effetto di disattivazione. Mi raccomando, è sempre bene ricordare che gli effetti di interruzione sono una cosa, gli effetti di disattivazione sono un'altra cosa. Questo ormai lo ripeto sempre in quasi tutti i build-up. Con questo ISO vi garantite la possibilità di poter usare questa mossa sempre, a ogni turno. Però potreste anche essere interrotti, sono due cose diverse. Quello che va a lavorare sulle interruzioni, a prevenire le interruzioni, è ovviamente manovre complesse e ISO che hanno effetti di questo tipo. Detto questo,
Andiamo ad analizzare la sua terza mossa, che è una multifunzione. Entrambe le azioni sono di tipo corpo a corpo. La prima skill, Shield Bash, ha la proprietà speciale di essere attacco emorragico. Questo fa sì che le applicazioni di sanguinamento vengono attivate quando si viene colpiti da questo attacco. Treacherous Tactics è un buff che viene applicato a tutti gli alleati. Cosa fa questo buff? Gli attacchi corpo a corpo, quindi melee attack, applicano sanguinamento interno, quindi emorragia interna. Gli attacchi corpo a corpo guadagnano attacco emorragico, quindi questo attiva le applicazioni di sanguinamento. Magari qualche coraggioso lo può provare con Spitfire, visto che Spitfire applica sanguinamento. Però vi ripeto, in un meta di cure, di protezioni, di immunità e debuff, non so fino a che punto ci sta. In teoria ci sta, però praticamente è dura basare la strategia su questo. Poi, l'ultima opzione di questa mossa, si subiscono danni ridotti da tutti gli attacchi. Questa è una cosa abbastanza carina. La seconda abilità, quindi la seconda skill, Worthy Warhammer. È sempre un attacco di tipo corpo a corpo, come ho detto prima. Colpisce sempre un nemico come il precedente. Che proprietà speciale ha? Infligge colpi critici letali e colpo etereo, ignora difesa, sfrutta sanguinamento e applica dannazione. Cosa fa dannazione? Fa sì che Desecrated si attivi immediatamente. Un po' quello che succede con Sentenza, con Demise in inglese, il debuff. In italiano adesso non mi viene, scusate. Quindi, se Desecrated è applicato sul bersaglio e non è ancora stato attivato, quando si applica questo debuff, che non è rimovibile, attenzione, Desecrated viene attivata immediatamente, provocando subito danni, quindi non c'è bisogno di aspettare che scadano i 2 turni di cooldown, proprio dell'indebolimento, e non c'è bisogno che magari l'alleato si curi e insomma vada ad attivarlo da solo. Si può attivare immediatamente con questo debuff. Essendo 2 attacchi corpo a corpo, diciamo anche di una determinata importanza per Cavaliere Nero, perché, ripeto, non sta nel meta, a livello di giocabilità non ci sta, però qualora ci dovesse stare un domani, vedremo, lo scopriremo insieme, sono andato a equipaggiare pugni affidabili in modo tale che le azioni corpo a corpo non possano essere bloccate. Il motivo è lo stesso che vi ho elencato prima per la mossa precedente, in modo da poter avere questa azione fruibile ad ogni round. Detto questo, andiamo ad analizzare l'ultima mossa, Nightmare, Incubo, che ha la proprietà colpisce tutti i nemici, è un attacco di tipo corpo a corpo evocazione, ha la proprietà speciale di non attivare contrattacchi o effetti di contrattacco, quindi chiamata alle armi. Applica a tutti i nemici tremito, intimidazione, incalzato e fuoco dell'anima, che fuoco dell'anima può eliminare i debuff. Volendo si può provare Mock a giocare magari contro un team Fights a Cloak and Dagger, che ormai è un must. Può rimuovere i debuff. Ha un'attesa di 2 round questa azione. Io sono andato a inserire l'isotto elaborato sostegno che applica in servizio. L'attacco evocazione equipaggiato diventa azione rapida una volta per battaglia, ma riceve un turno ulteriore di attesa. Non può essere equipaggiato su un'azione rapida. Questo cosa fa? Fa sì che questo diventi un'azione rapida, quindi voi partite con la L9 e poi fate il vostro gioco. Però aumenta il turno di attesa. Quindi badate bene a tutto questo, perché di turni di attesa ne ha già 2, con questi diventano 3. Ripeto, non è una mossa fruibile ad ogni round. Qualora questa mossa, questa ISO, non sia congeniale al vostro gioco, anche se io preferirei optare per questo è chiaro, non attiva contrattacchi o effetti di contrattacco. Qualora questa, voi diciate,
No, io tre round non voglio aspettare, due sono sufficienti. Bene, equipaggiateci Calamità e datevi la possibilità, no, o meglio, la certezza di colpire tutto il team avversario, senza se e senza ma. Con Calamità, quindi, che applica catastrofico, andate a colpire al 100%, non si scappa. Detto questo, credo di aver detto tutto. Io, scusate se mi ritorno alla schermata dello stratega, ma lo tengo stratega per i bonus eroe, però io ho giocato con la variante picchiatore. Qualora lo vogliate utilizzare stratega, si potrebbe, il build-up è uguale, ovviamente cambia le ISO. Una buona è ISO da inserire a mock, la cerchiamo insieme. Un attimo solo, ne ho abbastanza, no. Grande capo, no. Difesa solida, inizia il combattimento con uno scudo che assorbe i danni, gli attacchi a ricarica riapplicano lo scudo patchwork che rigenera salute e vigore. Ecco, questa potrebbe essere un'ottima opzione. Detto questo, è veramente tutto. Io ovviamente spero che il build up vi sia piaciuto. Se ci sono domande, fatele pure nei commenti. Se riusciamo a raggiungere i 40 mi piace su YouTube per questo video, sarebbe una cosa veramente carina. E una buona serata a tutti. Ciao ciao!